persone, quindi c'è appunto Don Davide, c'è la circoscrizione dove arriverà presto Valentina, che rappresenta, Valentina Caputo, che rappresenta la regione, proprio perché l'argomento è ad ampio spettro, sensibile su tutto a 360 gradi, no? Quindi non soltanto la circoscrizione piuttosto che, ma tutti dobbiamo lavorare affinché l'obiettivo raggiunto sia lo stesso. Sicuramente le risorse ci sono, perché è vero che magari la scusa poi si trova, no? Il comune non ha i soldi, la circoscrizione, però ripeto, una pedana sono 200 euro, quindi ogni commerciante, se adeguatamente sensibilizzato con i corsi, facendo incontri e quant'altro, sicuramente può farcela ad acquistare la pedana. Come circoscrizione, ripeto, mi sono presa l'impegno fin da subito dopo eletta a portare avanti questo argomento, quindi io davvero spero che nei prossimi mesi, quando passerete almeno in via Nicola Fabrizi, negli assi principali, via Nicola Fabrizi, via San Donato, via Cibrario, ci sia una maggiore accessibilità, perché in questo momento non credo che molti negozi, cioè che voi possiate entrare, e questa è una roba che davvero a me fa male al cuore, entrare in alcuni negozi perché non c'è la pedana. È vero che vi si aiuta, vi si può aiutare, ma ripeto, se poi uno entra dentro il negozio e chiede un servizio igienico, sicuramente non è adeguato, non è a norma, e perché diciamo che manca quello che poi alla fine nella politica è necessario un approccio più integrato, no? Anche a livello politico. E quindi la cultura, io mi sono ormai convinta che manca proprio la cultura sulla disabilità, no? Come vi dicevo all'inizio, il disabile è una persona a tutti gli effetti. Questo impegno che mi sono presa, adesso ne ho parlato appunto con la regione, effettivamente il solo pubblico, se noi come amministrazione andiamo incontro ai vari commercianti, questo è un ostacolo che si può, insomma, se io gli dico guarda, il solo pubblico per la pedana è gratuito, credo che sia un'incentivazione per loro all'acquisto, no? E quindi facciamo a metà, tu acquisti la pedana, io non ti faccio pagare il solo pubblico. Manca proprio la cultura sulla disabilità, no? E quello che, come diceva lei, come si chiama? Roberto, come diceva Roberto, che alla fine il disabile è un cittadino a tutti gli effetti, come dicevo io, no? E quindi lavora, guadagna e può spendere, come diceva la signora. Quando i commercianti si renderanno conto che voi avete un budget notevole su cui poter investire. Investire, esatto, diranno forse se li faccio entrare meglio. E quindi questo io davvero come impegno personale, come politico e come circoscrizione me lo sono preso e continuerò a portarlo avanti, una battaglia che voglio assolutamente, ma nel corso di, cioè non dico 5 anni, molto meno ottenere, perché sennò come dice lui, io vi dico, avevo cominciato a fare questo lavoro con il presidente precedente, che era il presidente Guido Alunno, su via Cibrario, eravamo passati tutti i negozianti singolarmente, c'erano molti d'accordo, poi chiaramente l'amministrazione, il nostro mandato era finito, questi 5 anni purtroppo, insomma, la responsabile del commercio non è stata sensibile a tal punto da incentivare e continuare il lavoro fatto, e allora adesso che sono rientrata io sul commercio, perché avevo già il commercio, ripasserò, io credo e confido nella sensibilizzazione ulteriore di questi commercianti, visto che eravamo partiti, possiamo giocare sul fatto che, senti, però ci siamo già visti 5 anni fa, vedi di stringere, e quindi fare questo lavoro. Io davvero vi ringrazio per essere venuti qui questa sera. Conosca un progetto nato nel 1995, sviluppatosi negli anni successivi, un progetto che vuole portare la dimensione dell'arte contemporanea a contatto con la gente. È un progetto veramente orientato verso la dimensione didattica, e ciò è testimoniato dal fatto che il 90% delle opere, delle 154 opere che qui realizzate, lo sono state su pareti di edifici privati. Quindi ciò ha comportato una condivisione e un confronto fondamentale con i residenti. E per riguardo a Valentina Caputo, che è stata l'ordinatrice del settore.
relatore che si occupa specificatamente delle questioni qui trattate in circoscrizione e da 2 anni anche consigliera regionale. Ecco, quindi tornando al Museo d'Arte Urbana, al di là del lato artistico che pure è importante, però il Museo d'Arte Urbana vuole essere un museo all'aperto non soltanto relativamente al fatto che le opere d'arte sono collocate effettivamente al di fuori dei contenitori canonici di musei e gallerie, ma vuole essere un museo aperto nel sociale e per il sociale, cioè testimoniato dalle numerose collaborazioni che tratteniamo con realtà importanti di Torino, le ultime in ordine il Museo del Novecento, Porto del Novecento e quant'altro, e poi anche questo lavoro che noi portiamo avanti, questo lavoro di tracciabilità dei percorsi che possano agevolare i portatori di disabilità motoria permanente ma anche temporanea, perché io cito spesso il fatto che molto spesso l'anno scorso mi sono fortunato una caviglia e mi sono reso conto in maniera anche molto evidente che questo quartiere non è mica tanto ben attrezzato per coloro che hanno qualche problema di hanno qualche problema di deambulazione. Beh, poi paradossalmente prima si parlava della questione pedane e servizi, no? Ci sono dei bar anche dei nostri amici che hanno dei servizi perfettamente funzionanti, perfettamente in regola, e però praticamente hanno degli scaloni che bisogna praticamente scavalcare per entrare, quindi bisogna comunque rieducare complessivamente a questi temi. Io credo che in ogni caso la disponibilità dei commercianti del territorio di Campidoglio, che è un territorio socialmente valido, ci sia, e gli incentivi a cui faceva accenno prima Mariana credo che potranno sicuramente agevolare questo percorso. Quindi adesso io mi fermerei qui perché giustamente la parola va a loro che sono stati gli autentici protagonisti di questo bel pomeriggio, c'è stata la visita e di questa bella serata. Grazie a tutti. Ringrazio però chi ha organizzato, Barbara e Edoardo, che sono comunque degli amici perché l'avevano già organizzato un'altra volta questo incontro, ma devo dire che questa volta mi interessava in maniera particolare, adesso arriverò anche a dire perché. Io sono stata qui, come diceva Edoardo, coordinatrice dei servizi sociali in questi ultimi 5 anni, quindi ho concluso a giugno, nella circoscrizione 4. Attualmente sono consigliera regionale da 2 anni e mezzo, ormai siamo quasi a metà mandato. E come consigliera regionale seguo una delle commissioni di cui faccio parte, è proprio la 4ª commissione consigliare. Quindi, come ben sapete voi, insomma, è uno dei temi a cui la regione ovviamente deve dettare le linee programmatiche e legislative su questo tema così sensibile. Io quello che dicevo, mi riallaccio un po' anche per fare una battuta a quello che diceva Edoardo, perché lui si è rotto una caviglia. Io sono diventata mamma da 13 mesi e quando ho preso il passeggino mi sono resa conto io di che cosa volessi dire avere le ruote, e quindi battermi nei marciapiedi che sono altissimi, e quindi dal punto di vista urbanistico sicuramente c'è da dire che magari non sempre si pensa all'altro effettivamente quando si progetta. E non soltanto ieri, diciamo, con mio marito, ma guarda un po', c'è la bella pista ciclabile, ma noi col passeggino ci possiamo andare o ci becchiamo degli insulti dal ciclista che passa? Perché le ruote sono quelle della bici, quindi, però dove andiamo noi? Quindi sono tante domande a cui è difficile sempre trovare le risposte. Come sapete, io in questi 5 anni, allora in circoscrizione devo dire che ovviamente l'ultimo livello della regione, il comune, la provincia, insomma prima c'erano le province, oggi c'è la metropolitana, di chi ha la delega a occuparsi di questo tema, soprattutto la programmazione. E quindi in circoscrizione era piuttosto forse anche limitato il campo d'azione. Questo perché? Perché obiettivamente la maggior parte delle attività viene svolta nei CAD, nei centri diurni, vengono svolte, sono attività che sono già programmate dal comune di Torino. Noi in questa circoscrizione però siamo ben rappresentati, abbiamo tanti centri diurni per i disabili, si svolgono tantissime attività, e quando parliamo di disabilità non bisogna pensare solo a quella motoria, ma ai diversi ovviamente campi della disabilità, perché c'è la disabilità magari intellettiva, insomma c'è la disabilità visiva, ci sono tantissimi tipi di disabilità, e per questo noi, come dicevo, è stato un ottimo cammino di crescita, un bel percorso, proprio perché ha dato l'opportunità a chi lo seguiva di conoscere e incontrare diverse realtà. Noi abbiamo il CAD di Via Carrera, abbiamo quello di Via Bugetto, abbiamo la Bottega delle Rane per i ragazzi che hanno disabilità intellettiva, affetti dalla sindrome di Down, che svolgono dei lavori fantastici perché manuali, e anche in Via Carrera lavorano invece il legno. Poi ci sono ancora, c'è un altro invece lavoratore di ceramica, tanti laboratori
che danno molte soddisfazioni sia all'utente che alla famiglia e mantengono questa obiettività, anche obiettivamente anche questo importante livello di, dal punto di vista intellettivo, vivacità e attenzione dei nostri utenti. Io non so, spazierei un attimo su quello che sarà il futuro della regione, se posso. Sì, poco tempo. Ok, allora, voi come sapete l'ultima legge regionale, solo perché questo penso che sia un punto che vi possa interessare, la legge regionale è la legge 1 del 2004. E poi sono state fatte però delle altre determinazioni che riguardano soprattutto il lavoro, l'integrazione sociale dal punto di vista dell'inserimento lavorativo, e si è intervenuti anche sempre con la legge 34 del 2008 e poi abbiamo la legge del 2007 che invece interviene sul punto di vista della formazione scolastica dei disabili. Credo che siano interventi molto importanti. Cosa si è fatto invece magari in quest'ultimo periodo, che ci tengo a sottolinearvela? Con la legge numero 5 del 2016 è stata approvata in Consiglio regionale la legge sulle discriminazioni. Nelle discriminazioni viene inserita anche la disabilità. Perché? Perché la disabilità e soprattutto la discriminazione viene vista come attiva e non attiva. L'attiva è quella che viene fatta obiettivamente quando ci sono delle differenziazioni di trattamento tra le persone, ma anche sulla discriminazione non attiva, ossia quando magari viene approvato un atto, c'è un provvedimento, c'è un regolamento, che indirettamente obiettivamente non rende uguali l'accessibilità per le persone. Quindi questo credo che sia all'interno di una legge, aver inserito queste discriminazioni dove c'è la discriminazione di nascita, di razza, di colore, diverse, c'è anche questo concetto, disabilità. E poi ci tengo a citare il percorso che è stato fatto da gennaio a giugno del 2000 scorso, e che poi è stata approvata dalla DGR di ottobre del 2015, ossia il patto per il sociale, questo percorso politico partecipativo che è stato fatto dall'assessorato alle politiche sociali, in cui è stato un percorso con le parti attive e sociali, in cui sono state interrogate, ci si è incontrati per ragionare su alcuni temi, dalla povertà all'inclusione sociale, e ha portato comunque a questa DGR che è stata approvata a ottobre e quindi a delle linee guida programmatiche 2015-2017. Ora qual è il punto? Noi proprio la prossima settimana inizieremo il percorso di discussione su una nuova DGR sulla disabilità, e quindi io spero sinceramente che ci si possa trovare a breve, perché di nuovo deve esserci un canale di dialogo con le parti e con gli utenti e le parti attive, perché come sapete da poco si è concluso il percorso sulla DGR psichiatria, che è stato insomma un po' discussa, è un percorso molto difficile, travagliato, diciamo che in precedenza non era stato neanche avviato, il nostro è stato almeno travagliato, però abbiamo concluso questo percorso proprio la scorsa settimana, e domani in giunta verranno assunte quelle che il Partito Democratico in particolare sono le linee guida che ha dettato, che ha detto che devono essere su modifica la DGR 30. Ora, il percorso si farà immediatamente una DGR sulla disabilità. Inizierà questo percorso perché ci sono assolutamente delle modifiche su cui intervenire, e quindi sarebbe opportuno che magari ci si rincontrasse anche per ragionare insieme, perché credo che questa sia una grandissima opportunità, perché il politico deve anche ascoltare prima di poter legiferare, e il confronto è inevitabile da questo punto di vista. Quindi quello che invece ci tengo anche a sottolineare, che un'altra azione che è stata fatta, riguarda lo Youth Guarantee, ossia il Fondo di Garanzia Giovani, che la regione, come sapete, è il fondo europeo per combattere la disoccupazione giovanile, e qui è stato avviato anche per quanto riguarda il GGD, ossia il Fondo Garanzia Giovani per i Disabili. Il bando è stato aperto dal 12 al 26 gennaio di quest'anno e sono pervenute 39 richieste, però questo è anche molto importante perché sono delle borse lavoro, dei tirocini comunque retribuiti che consentono ai giovani di potersi inserire all'interno del mondo lavorativo. Quindi anche inserirli all'interno di questo percorso è fondamentale, sempre perché parliamo di inclusione sociale. Tornando alla DGR, noi abbiamo anche studiato quello che è stato il percorso che ha fatto la Regione Toscana. La Regione Toscana ha da poco elaborato e approvato il testo unico della disabilità, perché loro hanno preferito darsi un testo unico che intervenisse su diverse azioni, sia dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista del dell'inclusione sociale, dal punto di vista anche della partecipazione,
le regioni sono diverse, quindi è vero che sono competenze regionali, però bisognerà valutare se questo è il percorso che a noi serve. Però confrontandoci già con, come gruppo e con gli assessorati, si sta ragionando quale possa essere comunque la via migliore. Sicuramente quello è un testo unico, una novità e molto importante, perché quando si parlava di urbanistica, di cui voi qua siete degli esperti, è ovvio che bisogna intervenire anche prima, perché se io so che faccio un cantiere e decido di fare la fermata del pullman e faccio un bello scivolo, non devo piazzare il palo in mezzo, perché altrimenti può esserci lo scivolo, ma se pianto il palo in mezzo ovviamente non mi serve a nulla. Oppure fare una pensilina dove c'è un albero e magari anche incentivare, consentitemelo, delle politiche, perché il regolamento comunale già consente l'abbattimento dei costi, è già stato fatto dalla precedente amministrazione comunale, l'abbattimento dei costi per chi ristruttura, e quindi se si ristruttura oltre il 60% si di poter intervenire sulle barriere architettoniche. Ma io direi che si può fare di più, perché ci sono tante, penso, utenze, anche le farmacie, tanti luoghi anche importanti per chiunque, tantissime realtà che sono ancora troppo inaccessibili. E quindi ecco cosa serve anche ragionare su questo, darsi delle linee guida che siano importanti per intervenire su tutti i campi che riguardano questo settore, perché altrimenti l'inserimento sociale, la coesione sociale e la diversità non verrà mai gestita bene. L'idea di una città completamente accessibile a tutte e tutti è un po' quello che noi vorremmo fare. E è chiaro che questo comporta un'accessibilità per le persone con disabilità motoria, ma anche, come veniva citato prima, di accesso alla cultura, di accesso ai servizi, di spazi per andare a prendere un gelato in centro, la possibilità di prevedere qualunque cosa, ma anche di cafeteria, cioè qualunque azione che noi possiamo fare. Arriviamo in una situazione in cui qualcosa è già stato fatto, qualcosa resta a fare. Io mi sono arrabbiato con Matteo l'altro giorno perché io lavoro in via Corte d'Appello, l'assessorato per pari opportunità non è accessibile. Mi sono investito con Matteo perché c'è il motocarico, ma ovviamente le carrozze a motore non riescono a salirci sopra, quindi abbiamo già messo subito in previsione i lavori per fare la rampa. Così come veniva citato prima i regolamenti comunali, è vero che c'è lo sconto del 60%, però alcuni spazi, chi non c'è la sovrintendenza, ti dice non puoi fare lo sbattimento interno, e allora devi mettere la rampa esterna. Ma la rampa esterna deve prevedere che devo mettere gli spazi di fronte, perché sennò viene buttato. Se non la metti teoricamente per stessa montata, se la metti in montata. Una follia, cioè sono delle cose che bisogna andare veramente a metterci mano con facilità. Ed è vero, e con questo chiudo, così non vi faccio perdere troppo tempo, ed è vero che questo ragionamento deve essere fatto a 360 gradi. Per cui quello che noi, dal nostro assessorato, però che sicuramente sarà un lavoro condiviso con la sindaca e con la giunta, sarà quello di provare a dotarci di un qualcosa, e qui vi anticipo qua, ma è un qualcosa che ritornerà a breve perché ci stiamo veramente ragionando, che dia da un lato la possibilità alle persone, alle associazioni, alle persone con disabilità, ma a tutti i portatori di ricchezza culturale. La parola diversità mi piace, ma solo se intesa come ricchezza culturale, uno spazio dove si ragioni e si valuti con un'ottica di valutazione all'inizio consultiva, ma che diventi sempre più stringente fino a diventare preventiva su tutte le politiche che verranno fatte dall'amministrazione. Questa è una sfida enorme. Nei 5 anni io spero che ci proviamo, magari ce la faremo, sicuramente anche a chiunque verrà dopo di me è un'eredità che proveremo a lasciare. Vedremo come andrà il percorso. Io mi occupo di disabilità da più di 5 anni. Dal 2012 abbiamo iniziato a fare incontri per sensibilizzare il territorio con il Museo di Arte Urbana su questo tema. I primi due decisamente con argomenti più pesanti di questo. Questo abbiamo invece voluto capire se c'erano possibilità per i portatori di disabilità di avere degli attimi di incontro, la possibilità di svagarsi, quale difficoltà, ovviamente si parla inevitabilmente di barriere che non torna. Perché il primo ostacolo è arrivarci, a divertirsi. Noi come museo
museo abbiamo iniziato a farlo mappando l'interno di Borgo Campidoglio per riuscire a capire se c'era la possibilità di fare un percorso più accessibile. Ovviamente noi non ci possiamo sostituire all'urbanistica, non ci possiamo sostituire a chi può abbattere fisicamente le barriere, però possiamo iniziare a capire quali sono e quali soluzioni immediate ci possono essere. Grazie all'associazione Volon Bright abbiamo fatto questo incontro, lo ripeteremo il prossimo anno verso aprile-maggio, reinviteremo tutti, anche le associazioni del territorio, quelle che sono intervenute e quelle che no, vedremo di fare un attimo il punto della situazione.